Siamo con la professoressa Daniela Lucangeli, ordinaria di psicologia dell'educazione e dello sviluppo presso l'Università di Padova e presidente della sezione sviluppo dell'Accademia Mondiale di Scienze Learning Disabilities, IARD, presidente dell'Associazione per il Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati alla Ricerca della Situazione di Handicap, CNIS, nonché socio di numerose associazioni scientifiche internazionali e nazionali nell'ambito delle scienze dello sviluppo. Benvenuta, professoressa. Grazie, grazie. Buongiorno a voi. Oggi parliamo di musica, non tanto di musica perché non sono un esperto, ma di intelligenza musicale. Professoressa Lucangeli, Gardner, nel descrivere l'intelligenza musicale, scrive che fra tutti i doni che gli individui possono avere, nessuno emerge prima del talento musicale. Lei afferma che nei primi giorni di vita i bambini percepiscono il linguaggio dei genitori come musica, senza ancora comprendere il significato della frase, e che la musica influenza lo sviluppo fisico, emotivo e intellettuale dei neonati bambini e ne rafforza lo sviluppo cognitivo e sensoriale. Ci aiuta a capire meglio l'importanza della musica e di una sua precoce introduzione, ancora prima della nascita, anche alla luce delle finestre evolutive dei bambini teorizzate da Piaget? Allora, magari avrei voluto essere io a dire tutte queste cose qui. Io in realtà le ho solo studiate, Fabio, le ho studiate perché è mossa dal mio bisogno, come li aiuto i bimbi, no? Soprattutto in questo periodo qui in cui è tanto difficile perché non abbiamo neanche la possibilità del contatto, siamo a distanza oramai da così tanto tempo. Come arrivo ad aiutare le madri, gli educatori, i piccoli? E di qui, ecco, gli studi che avevamo fatto su quella che hai chiamato intelligenza musicale, in realtà sono studi che hanno per me un fascino incredibile, cioè fin dalla gravidanza, tu pensa, durante la gestazione, accade che intorno al sesto, settimo mese, sia possibile verificare come il battito cardiaco, il pulsar del battito cardiaco, sia talmente tanto riconosciuto dal feto che il battito del cardiaco del cucciolo si sintonizza con il battito della madre. Ecco che questo tipo di studi, che in un certo senso è scoppiato dentro le ricerche che si occupano di psicologia dello sviluppo, non ci poteva lasciare silenti di fronte a questo, perché, come dire, durante la gestazione le strutture del sistema, chiamiamolo cervello, anche se non mi piace chiamarlo così, si organizzano per cominciare a riconoscere l'altro. Il primo senso, per quello che sappiamo fino ad adesso, ad aprire questa connessione è il tatto, ma il senso che arriva subito dopo è l'udito. Quindi il nostro piccolo sente e sente le vibrazioni. D'altra parte, il suono che cos'è se non questa oscillazione che noi, attraverso questa struttura straordinaria che dal nostro orecchio porta l'informazione attraverso tutti i canali di riferimento fino al cervello, trasforma l'oscillazione stessa in questo flusso di suoni che sono poi il nostro linguaggio, il nostro potere di comunicare ciò che sentiamo dentro e la musica. Quindi musica e suono non sono la stessa cosa, ma il suono è uno dei grandi organizzatori di modulazione delle strutture che a livello di sviluppo definiscono la nostra psiche. Quindi, riassunto, è antichissima la connessione attraverso il suono. Il suono della voce della madre e del padre, attutiti durante la gravidanza, ma non soltanto, il suono del corpo della madre, il suono di tutto quello che ha a che fare con le vibrazioni, che sono anche ciò che respira la madre, accompagna tutto il primo tempo della gestazione. Alla nascita, tutti quelli che sono i suoni riconoscibili da prima gli danno sicurezza. Ecco che mettere il cucciolo cuore a cuore, di battito in battito, o nel sentire le vibrazioni delle voci riconoscibili, tutte quante le ricerche lo dimostrano come un grande organizzatore di noi, io, non sei da solo, sono qui con te. Riassunto, il suono. Dal suono alla musica, guarda che salto ti faccio fare. Chi di noi quando è stanco non accende la musica per trovare
una connessione profonda con le proprie emozioni per quietarle o per movimentarle o per dargli in un certo senso allegria o semplicemente per mettere bellezza. Chi di noi non lo fa? Quindi noi lo facciamo perché? Perché il nostro organismo lo sa, così come sa che se beve ha meno sete, che se si copre ha meno freddo, che se si mette alla luce ha migliori possibilità di vedere dove sta andando. Sto scherzando? No, l'organismo lo sa. L'organismo sa quanto la musica riesca a modularci. Riassunto, l'anno scorso, un giorno in questi miei tentativi di raccontare di scienza, ma non soltanto, in maniera profonda per come posso, raccontai della sordità di Beethoven nel parlare dei giganti. Ecco, Beethoven, che sordo, riesce a comporre l'inno alla gioia, ci fa capire questo processo così straordinario con cui il nostro sistema cervello codifica suoni fino all'armonia della musica. E questi suoni sono l'ambiente in cui noi siamo costantemente immersi dalla gestazione fino, ecco, al tempo della vita che ci accompagna. Quindi quanto è importante, Fabio? Tutto. La mia risposta è sintetica, tutto. Ecco, riprendiamo il concetto delle pluralità dell'intelligenza di Gardner. Quella musicale rappresenta una delle nostre forme mentis. Tuttavia, questi domini non funzionano per compartimenti stagni, interagiscono e si influenzano a vicenda, condividendo anche aree comuni del cervello. Quando parliamo dell'intelligenza musicale e linguistica, sono diversi gli elementi che le accomunano, tanto da ipotizzare l'esistenza di un proto-linguaggio, diciamo più secondo la visione olistica di Alison Gray, che non quella di Birkelton. Se analizziamo questi due domini in chiave epigenetica, troveremo degli elementi innati come vocali, parlare e cantare, gestuale, linguaggio dei segni e danza, e entrambi hanno una forma scritta. E abbiamo elementi legati al territorio, vari tipi di lingue che corrispondono anche a vari generi musicali e al tempo, l'evoluzione delle lingue e della musica. È corretto questo modo di interpretare e di leggere questi due domini? Sì, allora è il modello delle multi-intelligenze che lui ci propone, è una delle interpretazioni possibili. Ecco, per esempio, con umiltà io non sarei per una multi-intelligenza, ma io sarei per dire abbiamo tantissime qualità del nostro intelligere, tantissime qualità del nostro intelligere. E queste qualità sono istantaneamente, come posso dire, sai l'idea di un sistema, no? Le mie mani in questo momento accompagnano il mio linguaggio, le mani e il movimento sono tutt'altro dal linguaggio, eppure sono nel linguaggio, struttura che lo rafforza. Ecco, questa è la mia visione di com'è nel sistema vivente la complessità delle qualità della mente. Sono sincrone, sono contemporanee e sono in flusso istantaneo di reciproco mutuo apporto. Ecco. Quindi tutto questo rispetto all'intelligenza musicale, come la interpreta lui, e che cosa ci viene a dire? Ci viene a dire che non è possibile scinderla da una delle funzioni fondamentali che è quella del linguaggio. Come potremmo comunicare se non avessimo evoluto nella nostra specie? Non ti dico il linguaggio verbale che è forse la caratteristica proprio dominante della specie, ma anche tutto ciò che per rendere possibile il linguaggio verbale si è evoluto al punto che sono i movimenti delle corde vocali che consentono di modulare aria, che si trasforma in suono, in vibrazione, che ti porta le mie parole. Ma attento come te le porta le mie parole, perché non ti porta parole, ti porta anche la parte warm delle parole, cioè come io le sento e interpreto, no? Le emozioni delle parole. Quindi se io per esempio ti dico una parola comune, meravigliosa, come pace, ma te la dico invece che con un tono della voce di questo tipo, con un tono completamente differente. Pace!
non ti vengo ad esprimere pace, ma esattamente il suo contrario. Così come se io rinforzo un bambino con una parola che mi sembra una buona parola, io faccio sempre l'esempio che oramai i miei studenti non ne possono più di sentirlo, la parola bravo, no? Che ci sembra quella che diciamo sempre, ma la diciamo con un tono del tipo bravo, oppure bravo. Stiamo dando tutto un altro tipo di significato all'ascoltatore. Ecco che allora il suono è una delle strutture di comunicazione, di modulatore della comunicazione, portatore del, io lo chiamo intra-self, cioè di quel self è l'io, no? Il sé, intra-self, cioè del suo dentro. La voce ti porta al suo dentro, ti porta alla sua parte warm, le sue emozioni, il suo sentire. Ecco che allora tutto questo ha o non ha a che fare con l'intelligenza musicale? Beh, ha a che fare con l'intelligenza musicale come le parole o con la musica o con la grande musica, facciamo così, ecco, così come le parole hanno a che fare con la Divina Commedia o con Quasimodo, cioè sono indispensabili, ma c'è moltissimo, moltissimo di più. Cosa riescano a fare le strutture della musica? Nel darci modulazione delle emozioni è ancora un mistero, alla maggioranza degli scienziati è ancora un mistero, come dalla vibrazione dell'oscillazione d'onda fisica si arrivi alla bellezza perfetta da Mozart a Bach, passando attraverso la nostra musica rock, no? Tanto per dare l'idea di che cosa ascoltano i nostri giovani, ho detto rock per dire come se fossimo giovani io e te, Fabio, ecco, perché ascoltano tutt'altro. Ecco, se vogliamo capire tutto questo, dobbiamo aprire il nostro modo di guardare e dire, se continuiamo a non utilizzare queste vie che per milioni di anni hanno reso il nostro sistema umano così aperto, ecco, a altro che la semplice prestazione, e la scuola non coglie questo momento per arricchirsene, e anche sulla musica il sistema educante diventa un sistema prestazionale che insegna prestazioni esecutive, beh, allora mi viene proprio da disperare, almeno sulla musica e sulla bellezza e l'infinito della musica, che le sue tecniche non sostituiscano il suo infinito, ecco. Ecco, un'altra domanda, proseguendo sempre queste relazioni tra musica e gli altri domini corporali, no? Parliamo adesso di musica e dell'intelligenza corporeo cinestetica. Hanno uno stretto legame, tanto da parlare di sincronizzazione armonica del ritmo motorio. Ci muoviamo al ritmo di musica, tanto che John Sloboda afferma che la musica è l'incarnazione del mondo fisico in movimento. Addirittura Steven Meyerten lo fa risalire all'avvento del bipedismo. Negli ultimi anni si sono seguiti diversi esperimenti per verificare questa relazione. Ad esempio, John Sandelberg ha registrato forti somiglianze tra le parti di decelerazione di una persona a fine corsa e i cambiamenti di un ritmo di un brano musicale che volge a termine, prendendo ad esempio la musica barocca. Oppure Michael Taut ha analizzato l'impatto della stimolazione ritmica uditiva alla RAS su pazienti affetti da Parkinson, registrando significativi miglioramenti. Quindi la musica a questa interazione ci aiuta anche a performarsi, lo vediamo anche nelle palestre e nelle attività fisiche, quando ascoltiamo musica riusciamo a essere anche a avere performance migliori. Quanto ci aiuta la musica a migliorarci? Ma anche qui torniamo a quello che l'organismo sente. Se noi pensiamo alle culture latine, alle loro musiche e al movimento che immediatamente noi cominciamo a fluire, capiamo che il nostro organismo ha un'intelligenza di riconoscimento diretto. Giustamente le scienze oggi ci danno tutte queste evidenze che ci rassicurano. Ma il rapporto tra ritmo, suono e movimento sembra appartenere ad una di quelle strutture che prima ti dicevo, sincrone, che si coadiuvano.
Ecco perché io, a differenza di Garner, non penso alle plurintelligenze, alle multintelligenze, ma ad un flusso dell'intelligere in cui le qualità si coadiuvano, come in un sistema vivente, no? In cui, ecco, in questo caso il movimento è altro dal ritmo, ma il ritmo è il modo in cui il cervello facilmente educa il movimento a coordinare funzioni complesse. Quindi, quanto capire questo in educazione ci aiuta? Qui faccio un passaggio mio, Fabio, che approfitta di queste tue domande. Un errore che io ho fatto rispetto all'educazione è interpretarla come educere, cioè portare fuori, no? Condurre fuori, interpretandola come conduco fuori dalla difficoltà. Quindi io, soprattutto che mi sono a lungo occupata di difficoltà d'apprendimento, cosa pensavo? Che l'educazione potesse condurre fuori dalla vulnerabilità. Sì, certo, questa è un'interpretazione, ma se io vado ad ampliarla questa interpretazione, quando io dico educere, portare fuori, cosa porto fuori da te se ti voglio aiutare? Non te dalle difficoltà, ma la tua forza, le tue qualità ad emergere. Ecco che allora tutto cambia e quindi educare all'intelligenza musicale, come l'hai chiamata tu, o alla, proprio, al riconoscimento del potere educante di tutto quello che è il mondo dei suoni fino alla musica più alta, ecco, educare significa portare fuori queste qualità dall'intelligere di Marco, di Francesca, di Luisa. Portarle ad emergere, questo fino a tutte le possibili applicazioni, che sia il ritmo del movimento, che sia la quiete della ninna, che sia l'organizzatore dello studio che ti quieta e ti consente una certa lucidità durante le fatiche, come i nostri studenti più grandi, o che sia la musica che in qualche modo ci mette in contatto con un livello di bellezza, armonia che ha caratterizzato i talenti di tutti i tempi. Quindi, non so se sono stata chiara, a qualunque livello sia, quello che dobbiamo capire è che è una delle qualità fondanti da educere, da far venire fuori. Musica che si ascolta, e qui è l'ultima cosa che ti dico, musica che si produce, musica che si agisce. E agirla è nella danza, nel movimento, nel ritmo, nell'organizzazione o nell'apprendimento di strumenti che la agiscono e la agiscono fino alla perfezione. Ecco, grazie professoressa. Un'ultima domanda la volevo fare, riprendendo quel concetto che lei ha detto della musica che interagisce con le emozioni. Quindi lo sanno bene anche i registi, quando fanno accompagnare delle scene, ad esempio di paura, con delle musiche acute, a ritmi brevi, o scene di amore con musiche lente e dolci. Certo. Partendo da questo esempio qui, è importante identificare i tre elementi che caratterizzano la musica, che sono il ritmo, il tono e il timbro. A seconda della variazione di questi elementi, nel nervo acustico si attivano diversi neurotrasmettitori, con conseguenze attivazioni di stati corporei relativi ai diversi stati emotivi. Considerato questa interazione e questi effetti che ha la musica, possiamo utilizzarla anche come strumento terapeutico per aiutare i nostri ragazzi a superare difficoltà e a vincere, diciamo, determinate situazioni. Questa è una delle frontiere che da anni sta caratterizzando in un certo senso le speranze, cioè la musica come terapia, la musica come cura. Allora, io ti do la mia interpretazione. Le evidenze che tu hai citato sulle caratteristiche che vanno a stimolare strutture neurofisiologiche potentissime ci dimostrano che stiamo parlando non di un fattore superficiale della psiche, ma di un fattore strutturale dell'essere umano. Quindi già questo. Poi proviamo a essere in qualche modo, come potrei dire, leggeri sul darci un aiuto in tutto questo. Nel momento in cui è così utile ad un regista muovere l'amore attraverso la musica, la paura attraverso la musica. Se
Che cosa stiamo capendo dal buon senso educante? Che queste musiche sono un linguaggio universale, archetipo, che ci danno in un certo senso una lingua che riconosciamo tutti, cultura e intracultura e intercultura, cioè una lingua che conosciamo tutti. Allora, la mia posizione è una posizione esplicita. Invece che musicoterapia come cura di malattia, perché non pensiamo all'iCare di Don Milano? E cioè mi stai a cuore. E consideriamo la musica un modo in cui dare questo messaggio ai nostri figli. Mi stai a cuore. E darlo nell'attenzione educativa, nelle difficoltà, così. Io sono interessata alla musicoterapia più nell'iCare che non nel trasformarla in una ricetta per la patologia. Non so se sono riuscita a spiegarmi. Starei più nel potere educante, cioè maturazionale, e soprattutto non abbandonerei i nostri figli nella loro crescita alle loro musiche come se non fossero cosa nostra. Noi dobbiamo in un qualche modo essere più, direi, umili anche nei cambi di gusto che i nostri ragazzi ci stanno manifestando, perché lì c'è nascosta la loro rabbia, la loro solitudine, la loro richiesta. Quindi venire fuori dal loro tempo, portando il nostro tempo di musica, ecco, è un sistema che conosciamo già. Riassunto, musicoterapia o musico o educazione, educazione di, attraverso, con la musica, alla musica. Ecco, io amerei questa prospettiva e amerei la prospettiva dell'iCare, ma devo dirti da persona che studia, che le evidenze sul potere della musicoterapia sono sempre più convincenti. Addirittura ci sono studi ultimamente sugli effetti che hanno vibrazioni ancestrali, tanto per darti un'idea, le campane tibetane, o le vibrazioni delle meditazioni profonde, i suoni che, no, le culture orientali ci propongono per la meditazione, che sembrano avere quel determinato tipo di frequenza oscillatoria tale da attivare nel nostro sistema neurofisiologico le risposte che determinano questa benedetta centratura. Quindi, riassunto, le evidenze ci dicono che sono potenti, la musicoterapia ci dice che aiuta moltissimo, forse, non so coniare la parola, è il tempo di una musica educazione, cioè di un educere fuori le qualità di questo potere che la mente ha di produrre e proprio portare dentro di sé, che è di più di comprendere, questo mistero che arriva dal suono del battito cardiaco nel pulsar materno del ventre al totalmente altro delle musiche che siamo riusciti a ereditare da tanta bellezza nella storia dell'uomo. Ecco, una battuta che voglio rubare al volo. A scuola si insegna la musica, è vista come una materia, diciamo, secondaria. Alla luce di quello che ci siamo detti questa sera, andrebbe ripensato un attimino anche l'insegnamento della musica a scuola? Allora, Fabio, adesso io lo dico come battuta. È tempo di rifondarla completamente, l'educazione che sta dentro la scuola. Proprio rifondarla. E rifondarla facendo riferimento a quella che, a modo mio, ho chiamato scienza servizievole. Leggiamolo quello che ci dice la scienza, come me lo stai dicendo tu adesso, portiamolo dentro l'educere e dentro un'idea di istruzione che non è una prestazione passiva e che non è anche lì soltanto una pratica di eccellenza esecutiva, ma proprio di un
mistero, chiamiamolo mistero, con cui il nostro sistema psichico, attraverso questa oscillazione, genera infiniti saperi e sentire. Se noi la riuscissimo ad adoperare, ora noi lo stiamo facendo con i bimbi, con le madri, scrivendo canzoni che servono fin dal primissimo tempo della vita per determinare educazione emotiva, educazione comportamentale, educazione all'autoregolazione. Lo stiamo facendo attraverso musiche e parole, proprio perché arrivino ai piccoli attraverso le madri, attraverso gli educatori, attraverso i padri, attraverso la stessa scuola. Questo però, ecco, non basta se noi continuiamo a fare dei piccoli tasselli di assestamento. A modo mio è il tempo di mettere un punto. Si riscrive il tempo della scuola tutti insieme. Grazie mille, professoressa, per essere stata con noi. A voi Fabio, sempre a disposizione.